Quindi va bene anche tenere la Juventus. E certamente del nero non la Juventus. Poteva essere altrimenti con Marotta qua, insomma. Ma no, a prescindere da questo, anche perché devo dire del nero ha lavorato molto bene, un allenatore serio, un grande professionista, e credo che anche la Juventus farà molto bene. Grazie. Basta, grazie. A proposito, grazie, di Massimo. Allenatori, Renzo Olivieri è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Non ci sarà Mourinho nel nostro campionato, lo rimpiangerai, Renzo? Ma io più che rimpiangerlo, io credo che questa domanda vada fatta a Mazzarri. Zero titoli anche Mazzarri, poi non ha vinto neanche una Coppa Toscana, mi sembra che queste sono le espressioni. Un'amicizia tra lei e Mourinho. Mourinho, vi siete beccati un po', ricordava Renzo, no? Ma vi mancherà, voi allenatori italiani, lo rimpiangerete. Io no, volevo finire, Vatte. Scusami. Credo che mancherà un po' agli allenatori italiani, perché credo che tutti avessero una gran voglia di controbatterlo, di riprovarci un'altra volta a non fargli vincere il campionato. Sì, in quel senso, però sinceramente, proprio perché per come è stata questa polemica, così, da come è nata, eccetera, eccetera, io preferisco proprio non parlare della persona. Poi ha fatto i risultati, aveva una squadra di fenomeni, e la possibilità l'avrebbero avuto anche altri allenatori di fare bene. Questo non vuol dire che si vada oltre a livello umano, come persona, come spessore di persona. Quindi io sinceramente non mi manca per niente. Cioè, lo dico o non lo dico? Non mi interessa nemmeno tanto da un punto di vista tecnico-tattico, perché ho le mie idee. Io credo che non ha fatto vedere da un punto di vista del gioco qualcosa di particolare. Ha vinto tanto di cappello con una squadra che comunque era allestita in modo migliore di tutte le altre, quindi ben per lui, bravo, però io rimango della mia opinione. Forse lo rimpiangeremo più noi giornalisti, chiedo anche conforto al collega della Gazzetta. Sicuramente, parlare di Mourinho, scusate, è avere un titolo ogni giorno, quindi comunque queste polemiche negli ultimi 2 anni hanno fatto gioco, sono servite molto anche nei momenti di magra, che ce ne sono stati diversi, e Mourinho è riuscito, sì. Però posso fare una domanda velocemente a Walter, visto che non si apre nessuna finestra sul futuro, ma io ti chiedo velocemente, dopo aver conquistato un sesto posto, l'Europa League, che probabilmente a quei livelli nessuno si aspettava, ti chiedo invece che tipo di Napoli crediamo di poter fare per il prossimo anno? Mi devo ripetere, non mi piace entrare stasera sulla questione del prossimo anno. Io posso dire, perché ho avuto 2 anni di esperienza con la Sampdoria, di fare le coppe, giocare di giovedì sinceramente è un'insidia da un punto di vista di punti in campionato. Giocare il giovedì e rientrare magari da una trasferta lontana e non avere il tempo quasi di recuperare e preparare subito un'altra partita, magari con una grande squadra come la Juve, Inter, probabilmente il rendimento dei giocatori non può essere uguale, quindi c'è solo questo rischio, e mi sembra giusto essere serio, avvertire tutti, perché c'è questa possibilità. Se si va, se si vuole andare avanti nelle coppe e cercare di fare il campionato nel migliore dei modi, non è così semplice. Al di là della rosa che si possa allestire, qualche punto si paga, e se voi guardate anche il campionato di quest'anno ha detto questo: tutte le squadre tipo il Genoa, che hanno partecipato all'Europa League, hanno pagato poi in campionato, e poi ne potrei dire altre ancora di squadre, ma non solo in quest'annata, ma anche nelle annate precedenti. Prima di chiudere la sezione dei Golden Goal dedicata agli allenatori, Baby Pillon ricevi il Golden Goal Fair Play, perché in Ascoli Regina che cosa è successo? Qual è stato il tuo gesto? Ma c'è stata una situazione che noi abbiamo fatto gol con un avversario, era a terra praticamente, e gli avversari ci dicevano di fermarci, e un mio giocatore non li ha visti, l'azione è proseguita e poi è stato fatto il gol. C'è stato un po' di problemi, nel senso che c'è stato qualche mischia, e in quel momento lì sinceramente non era facile decidere, perché non si pensa a quello che può succedere dopo. È stato un gesto istintivo, mi sembrava la cosa più giusta da fare in quel momento, l'ho fatta, e poi chiaramente
ci sono state delle conseguenze, ma questo fa parte del gioco. L'importante è che abbia fatto la cosa secondo ci sono la state mia... anche delle contestazioni. Poi il giorno dopo lei, mi ricordo che aveva detto: mi sono un po' pentito, considerando come è stato valutato questo gesto. Non apprezzato, forse. No, non avevo detto che mi sono pentito. Ho detto non so se lo rifarei. Perché, ecco, non so se lo rifarei. È vero. Perché dopo tutto quello che è successo, dopo quel momento lì, insomma, chiaramente le contestazioni, qualche problema l'ho avuto, onestamente, bisogna riconoscerlo, però io credo che quando si fa una cosa bisogna portarla avanti fino in fondo. Io in quel momento là pensavo fosse la cosa più giusta, l'ho fatta. E noi speriamo di aver comunque consolato con questo premio e sottolineato il gesto. Allora ringraziamo Baby Pillon e Renzo Olivieri, grazie. Grazie, grazie per essere anche venuti. A Bruno Malfitano e a Walter Mazzarri. E a Walter Mazzarri, miglior allenatore dell'anno, Golden Goal, Birra Moretti, a Walter Mazzarri. Grazie per essere venuti. Ciao Baby, ciao Renzo, ciao Walter. Grazie al collega Malfitano. Ciao, ciao, ciao Walter. Grazie. Ciao Renzo, grazie. E grazie a Baby Pillon. Grazie. All'anno prossimo. Grazie. Sara, ancora un momento di spettacolo, un altro amico che è venuto a trovarci. C'è una sorpresa, guarda. Una bella sorpresa. Sono curiosa.